Vorrei dirlo specialmente ai giovani, in questa giornata che da 35 anni è dedicata a loro. Cari amici, guardate ai veri eroi che in questi giorni vengono alla luce. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri. Carissimi giovani, cari amici, avverto il bisogno di comunicare con ciascuno di voi attraverso questo messaggio. Desidero farvi un semplice augurio per la prossima Pasqua. In questi giorni stiamo riscoprendo certamente il valore fondamentale dei rapporti umani. Forse il doverci mantenere a distanza ci sta facendo riscoprire la preziosità di un incontro, di un abbraccio, di uno sguardo, di un aiuto. Molti di voi avvertono dentro il forte bisogno di aiutare qualcuno, di rendersi utili, di andare a fare la spesa ad un anziano. Mai come in questo tempo si avverte la bellezza di essere un sol corpo e di essere una sola umanità. Pertanto, il mio sincero augurio è: prepariamoci a rimettere in luce i valori della Pasqua. Gesù ci ha lasciato il suo testamento: amatevi come io vi ho amato. Ci ha dimostrato che l'amore vero non ha limiti fino alla morte. Gesù risorge per ridarci la vera immagine della nostra identità umana, per dirci che l'amore non muore. Siamo figli di Dio, siamo fratelli generati dal suo amore. Carissimi, a nome del Cardinale Sepe, desidero esprimere il suo particolare grazie per gli esempi di grande generosità che state donando con il vostro mettervi a disposizione nei vari campi e settori del volontariato. Siete un segno profetico in questo tempo di grande difficoltà. Allora auguri un abbraccio a tutti voi. Buona Settimana Santa.